l'attenzione all'arte, arte e creatività. Noi ci siamo messi in un angolo perché è il momento dei bambini, che appunto è stato portato avanti dalla maestra Pizzini per la classe 4A e dalla maestra Francesca Montalto. Questo progetto è stato abbastanza elaborato perché ha curato la scrittura, il teatro e la pittura. La scrittura attraverso degli aforismi che in sostanza erano, insomma, mettevano in contatto i bambini con autori che generalmente si conoscono verso il liceo. Quindi sono degli autori che infatti andavano questi aforismi da Dante a Oscar Wilde, per cui sono comunque il bambino entrava già in contatto e rifletteva appunto sul messaggio che era dato da questi aforismi. Ma scusatemi, bambini, andate a parlare, posso parlare? O vi devo rimandare a posto? Poi per quanto riguarda invece il teatro era c'è stata questa splendida rappresentazione teatrale insomma, che ha curato la cultura proprio sul territorio, del territorio, una rappresentazione teatrale che ho chiamato Francesco Cirillo perché appunto era stata scritta da lui, che narrava proprio una bellissima storia e ha fatto avvicinare i bambini alla storia dei murales. Quindi la storia, la nascita di Murale, la storia di un pochino che caratterizza Diamante ormai è diventata dal punto di vista artistico, e lo dico anche da orgogliosissima nipote di un artista insomma di spessore, ti ringrazio, Prassede Grimaldi, perché ricordo mio nonno perché essendo cresciuta insieme a lui, mi ricordo la passione proprio per l'arte, per i colori, mi ha insegnato a miscelare i colori e quindi questa sensibilità e questo amore proprio per l'arte pittorica che è nato in me, cresciuta, è stata alimentata proprio dall'approccio che ho avuto da in tenera età. Quindi è fondamentale questo approccio con l'arte diretto e quindi abbiamo a conclusione di questo progetto la pittura sulla quale mi soffermerò successivamente. Per il momento passo la parola alla maestra Ada e porto un attimo un momento di bambini, vi assicuro alla giustizia perché sennò non possiamo continuare. Buonasera a tutti, sono lieta che tutti quanti abbiate accolto con favore il nostro invito e la partecipazione a questa conclusione di anno. In effetti, come diceva la mia amica Annalita, tutto si svolge intorno a questo progetto curriculare che è nato a settembre. È nato un po' in sordina perché la prima parte è stata svolta principalmente in classe ed è quella della conoscenza di aforismi, di personaggi famosi che spaziano da Buddha a Maria Teresa di Calcutta, insomma Oscar Wilde e quanti altri, che servivano non tanto come conoscenza vera e propria, ma più che altro come strumento di discussione in classe su principi validi per tutti e che potessero essere da monito e da insegnamento anche per una vita futura, oltre a far conoscere, anche se soltanto di nome, autori che poi nella vita si rincontreranno. Perché? Perché la scuola di oggi presuppone proprio questo, la conoscenza che poi non sia soltanto didattica, ma che sia poi spendibile nella vita, quindi una conoscenza sì culturale, ma che poi possa essere spesa nella vita. E quindi quando loro si ritroveranno fra qualche anno in un liceo piuttosto che in un istituto tecnico, rincontreranno questi nomi che per loro non saranno del tutto sconosciuti e a qualcosa sarà servita questo nostro anno assieme. La seconda parte è stata quella del teatro, a cui tutti avete assistito come genitori, che era anch'essa una parte di arte, perché parlava appunto dei murales, della nascita dei murales, di come ci siamo gemellati con quest'altro paese,
di come siamo venuti ad essere anche un paese mondiale, no? Grazie a quest'arte. E la terza parte mi sembrava giusta dedicarla a nomi famosi della pittura. I ragazzi li hanno visti in video o in foto questi quadri e ognuno di loro li ha poi reinterpretati secondo la propria sensibilità, secondo il proprio gusto. Non tutti sono rispondenti alla realtà, ovviamente sono delle copie, però ovviamente sono delle copie di nomi famosi che loro hanno sentito, di colori che hanno associato ad un nome e che oggi o domani, ritrovandosi poi in una galleria d'arte, in un museo, sapranno anche riconoscere. Questo era quello che poi si sono divertiti tantissimo, abbiamo scoperto che per qualcuno è veramente una passione, cosa che non sapevano perché non l'avevano mai fatto e hanno avuto l'opportunità di poterlo fare. E di questo sono lieta. Ovviamente dove non sono arrivati loro c'è la pennellata che li sistema un po', c'è la... sono dei bambini che hanno fatto delle opere d'arte straordinarie, sono dei veri e propri artisti, ma questo è grazie alla loro sensibilità, al loro gusto, che ha semplicemente preso spunto da un nome famoso, da una visione famosa, per poi renderla veramente propria. E questa è la cosa più importante, ovviamente. Questo progetto è stato fatto grazie a delle ore che sono state date alla scuola e che in genere, fino ad oggi, erano servite da potenziamento per la matematica, la scienza, la geografia, per queste materie canoniche. Quest'anno, invece, abbiamo avuto un minimo di libertà in più sulla gestione di queste ore e io, come altre insegnanti, siamo state ben liete di accogliere questa nuova ventata e di dimostrare che la scuola del sapere non è soltanto quella dell'italiano, della matematica o della geografia, ma è anche quella del gusto, dell'arte, del sapere tanto per sapere, del conoscere tanto per conoscere, perché un giorno magari ci ritroveremo fianco a fianco con uno scrittore e sapremo di che cosa sta parlando, o fianco a fianco con un pittore e sapremo di che cosa stiamo discutendo. Semplicemente questo. E poi perché ritengo che la scuola debba essere anche un avvicinamento alla sensibilità, al buon gusto, perché è proprio nella scuola che diamo le prime fonti di educazione, e nell'educazione anche quella storica, no? Quella che si svolgeva nelle case dei signorotti, c'era proprio la lezione di bon ton, se così la vogliamo chiamare, che richiamava molto il gusto. Cose che si sono un po' perse con la freneticità della nostra vita, ma che comunque secondo me è giusto ricogliere, riappropriarsi di queste cose, che possono sembrare banalità, ma che a mio avviso, o nel mio modo di fare scuola, ovviamente non apprezzabile da tutti, meno male, è questo, il mio modo di fare scuola è anche questo e ne sono lieta di condividerlo con voi. Grazie a tutti e un po' di... Grazie a te, e siccome tu hai regalato ai nostri figli l'opportunità di crescere sotto questo aspetto, e siccome per quello che penso io, un bambino che legge sarà un adulto che penserà, insomma, si spera, e per quanto riguarda la pittura, un bambino che si avvicina all'arte si spera sia un bambino più sensibile, o meglio un adulto più sensibile, e di questi tempi ce n'è bisogno. Però tu quest'anno hai fatto un sacco di cose, cioè gli aforismi, che sono questi aforismi? Queste cose, poveri bambini, gli aforismi. Ma qualcuno mi aiuta a capire un attimo che sono questi aforismi? Uno a caso. Aurora. Chi era leggere? Chi era leggere? Bene, Aurora. Tu ti ricordi? Un aforisma è una frase significativa, un consiglio di vita che dovrebbe essere come consiglio di vita specialmente per noi bambini che ancora dobbiamo vivere la nostra vita, i nostri momenti, belli, brutti, come siano.
Vabbè, ciao. No, dove vai? Dove vai? Allora, a conclusione, maestra, dobbiamo far vedere che questi bambini, insomma, hanno capito quello che hanno fatto. Che chi sono questi Stucanghisti, Picasso, Miro, oddio mio, Munch. Sono i pittori. Sono dei pittori, perfetto, sono dei pittori. Dimmi. Io, è molto Allora, adesso regaliamo alla maestra degli aforismi di tre pittori importanti, è vero? Picasso, Miró e Kandinsky, che caratterizzano tre epoche artistiche, tre correnti più che altro artistiche, che i nostri bambini ci spiegheranno, perché noi qui siamo per apprendere, ma prego! Allora, prego, do la parola a Giulia Branda. Corrente artistica. Che cosa? Padre del cubismo. Corrente artistica nata in Francia intorno al 1907 per opera di Picasso, Braque, Derain, volta a risolvere e superare il problema dello spazio senza ricorso all'illusione prospettica, è caratterizzata dalla scomposizione delle forme e dell'accentuazione delle forme geometriche. Chi vede correttamente la figura umana, il fotografo, lo specchio o il pittore? Pablo Picasso. E quindi sono degli spunti di riflessione che i bambini ovviamente leggendo e studiando vanno ad assorbire come delle spugne, perché chi assorbe, a questa età si assorbono e si fanno proprie, si metabolizzano delle idee, dei quesiti che poi dopo piano piano vengono elaborati. E tu che ci spieghi? L'astrattismo. Indirizzo dell'arte moderna in cui confluiscono varie correnti sorte e diffuse nel Novecento, che esclude ogni rapporto del prodotto artistico con gli aspetti del mondo sensibile, fondandosi esclusivamente sul linguaggio autonomo delle forme e dei colori. L'elemento temporale non può essere ignorato nella composizione puramente lineare e deve essere sottoposto a un esame preciso. Kandinsky. Bene, grazie. Quindi Kandinsky e poi dopo c'è un'altra corrente, no? Artistica. Jean Miró, che inventò il surrealismo. Il surrealismo è un movimento letterario e artistico d'avanguardia sorto in Francia dopo la prima guerra mondiale, che proponendosi di esprimere il funzionamento reale del pensiero al di fuori d'ogni controllo esercitato dalla religione e fuori d'ogni preoccupazione estetica o morale, si ispira all'inconscio dell'uomo ritenuto come il grado più profondo e più vero della realtà e di conseguenza tutte le manifestazioni di questo. Sogni, stati sonnambolici, trance medianica e alienazione mentale. Quando dipingevo le costellazioni, pulivo i miei pennelli su un foglio di carta nuovo, che diventava così lo sfondo dell'opera seguente. Avevo dato ai dipinti dei titoli molto poetici, perché così avevo deciso e perché tutto ciò che mi restava allora al mondo era poesia. Detto da giorni. Grazie. È vero. Vabbè, ma loro comunque hanno copiato, è già difficile, è vero, assessore? È difficile anche copiare, perché... È difficile che creare, copiare. Ecco. E comunque hanno avuto anche... C'è un modello di riferimento, e di produrre un modello già realizzato è più difficile che crearlo di nuovo. E sono stati bravissimi. Loro sono stati bravissimi ed è una cosa straordinaria che nella città dei murales piccoli artisti crescono. E io colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che a vario titolo, genitori, gli insegnanti, gli accompagnatori, tutti quelli che hanno contribuito a concretizzare questo momento di collettività artistica
che parte dall'età giusta, perché le cose buone da grandi si fanno se si hanno le radici da piccoli. L'educazione alla bellezza, l'educazione all'arte, alla sensibilità artistica è una cosa che si può acquisire in una fascia d'età molto limitata. Acquisendola a questa età sicuramente il loro orizzonte si arricchirà, indipendentemente se diventeranno grandi pittori, cose che io auguro a tutti quanti loro. Avranno acquisito il modo di trasportare sulla terra le loro emozioni e questa è una cosa bellissima. Grazie. Allora, ci sono anche due infiltrate stasera. Ci sono due infiltrate della... Della... Ecco, non c'è ancora niente, però volevano... C'è anche un infiltrato che però ha dipinto, scusatemi, ma lui ha dipinto, quindi... Un bel applauso! Facciamo l'applauso al dipinto di Pier Giorgio. E allora, Matilde, dimmi tu. L'occhio aperto e l'orecchio vigile trasformeranno le più piccole scosse in grandi esperienze. Carlischi. Un applauso a Matilde. E adesso abbiamo Alessia. L'arte oltrepassa i limiti nei quali il tempo vorrebbe comprimerla e indica il contenuto del futuro. Candischi. Brava Alessia, grazie, dovete andare a posto. Abbiamo fatto. Mi è difficile parlare della mia pittura poiché è sempre nata in uno stato di allucinazione provocato da uno shock qualunque, oggettivo o soggettivo, e del quale sono interamente irresponsabile. Gian Miró. Grazie. Una scultura deve reggere all'aria aperta nella natura libera. Gian Miró. Abbiamo Camilla. Come nulla, senza possibilità, un nulla, morto dopo la morte del sole, come un silenzio eterno, senza avvenire, mi suona interiormente il nero. Candischi. Grazie. Il punto geometrico è un ente invisibile. Esso deve essere definito anche un ente immateriale. Candischi. Una retta, in particolare una breve retta che si spessisce, rappresenta un caso analogo a quello del punto che cresce. Candischi. Tutti i bambini sono degli artisti nati, difficile sarà il fatto di restare dalle anni. Pablo Picasso. Ma non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l'occasione per comprendere. Paolo Picasso. Ma come te le scelte, queste due frasi? Il colore è un mezzo di esercitare sull'anima un'influenza diretta. Il colore è un tasto, l'occhio è il martelletto che lo colpisce, l'anima è lo strumento delle mille cose. Candischi. Neanche scuote l'anima, la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni. Pablo Picasso. Mi sembrava che l'anima viva dei colori e mettesse un richiamo musicale, quando l'inflessibile volontà del pennello strappava una parte di vita. Vasil Kandinsky. Il surrealismo mi ha permesso di superare di gran lunga la ricerca plastica e ha guidato nel cuore della poesia, nel cuore della gioia, gioia di scoprire quel che faccio dopo averlo fatto, di sentire che il senso e il titolo del quadro si compiono dentro di me, a mano che lo dipingo. Non mi posso. Grazie per me. Il cerchio che utilizzo così tanto nell'ultimo periodo a volte può essere definito nient'altro che romantico. Il romanticismo futuro è davvero profondo, bello, significativo, rende felici, è un pezzo di ghiaccio in cui brucia una fiamma. Vasil Kandinsky. Grazie.
Che vuol dire Aurora? Ti sei divertita, Aurora? Sei divertita? Sì. Ti è piaciuto tanto? Sì. Davvero? Cosa ti piace? Che colore ti piace di più? Verde. Brava! Beh. Grazie. Abbiamo dato la giusta vocazione a questa struttura. Intanto abbiamo dato la giusta vocazione a questa struttura, lo ricordo guardando Francesco, Pino, che nel corso degli anni si sono sempre adoperato e hanno spinto a che Diamante si dotasse di uno spazio che potesse essere messo a disposizione della città, dei giovani, dei ragazzi, dei talenti, perché questi ragazzi sono dei giovani talenti che si sono cimentati in un'esperienza artistica che solitamente non è collegabile tra quelle curricolari e scolastiche. Ho sentito i ragazzi che hanno illustrato le loro opere con gli aforismi delle avanguardie, quindi già la scelta di chi ha curato questa manifestazione, ritengo la professoressa Marita e chi altro ha collaborato, sia stata ben mirata ad introdurre nello specifico una particolare attenzione verso una straordinaria epoca di impegno artistico che è durato una trentina di anni, ha seguito il futurismo e è arrivata fino agli anni 50, che però credo che ci vorranno un po' di secoli prima che ci sia un'altra epoca artistica così pregnante, così importante. Trasmettere ai ragazzi, ai bambini, perché ne vedo alcuni abbastanza piccoli, questi stimoli credo che sia una cosa straordinaria. È una cosa straordinaria perché le loro personalità in questo momento molto spugnose credo siano in grado di assorbire il senso dell'estetica. È difficile trasmettere il senso dell'estetica, si dice che l'estetica debba essere innata, non è così, bisogna conoscere il bello per apprezzarlo, bisogna conoscere il bello per perseguirlo e, dato che l'abitudine poi porta ai risultati, frequentando il bello si può produrre il bello. È il messaggio che io lancio a questi bambini, questa sera a questi giovani pittori che hanno impreziosito con le loro opere questo museo che vuole essere depositario dei saperi e dei sapori, perché la destinazione di questa struttura può essere anche alla qualità di eccellenza, di eccellenze gastronomiche, quindi questo gioiello destinato ad essere custode dei saperi e delle cose belle di Diamante. Vogliamo fare un murales, perché no? Io credo, ci penseremo, e non è assolutamente sminuire la valenza del patrimonio artistico di Diamante, è dargli un significato diverso. Quindi con questi presupposti io credo che si possa lavorare a un lavoro a più mani, da collocare magari anche su una superficie muraria più adeguata per la natura dell'opera che si va a realizzare, ma credo che una cosa su cui veramente si possa lavorare sarebbe un bel prodotto che nasce anche da questa giornata. Grazie.